Mamma mia, regà. Mamma mia, regà. Sto volando. In questo video non andrò a parlare di note. Voglio farvi fare un viaggio olfattivo in un determinato contesto, o comunque in diversi contesti. Vediamo se il roll-on funziona su Mojette. No, no, ok. Mamma mia. Quanto l'ho messo? Una cifra. Sicuramente chi possiede una cantina a casa propria saprà di cosa sto parlando. Sa veramente di muffa, di cantina, di freddo. Con la mente siamo trasportati lì. Faccio un esempio: se girate, se giriamo paesi, città, avete presente quando stiamo camminando lungo il marciapiede e ci sono quelle griglie poste, diciamo, a terra del marciapiede, per intenderci. Quelle griglie che se noi ci passiamo di fianco danno ovviamente nei sotterranei, quindi nelle cantine, eccetera. Quell'odore lì di stantio, di freddo, umidità, muffa, che riga. Descritto così sembra che sto profumo faccia pena, ma è tutto il contrario. O comunque ammetto, sicuramente non è un profumo per tutti. Ma vabbè, Sorcinelli ormai ci ha abituato a una certa collezione, anzi, a certe collezioni. Sorcinelli non è per tutti, ma questo lo sa tranquillamente anche lui. Lui fa parte della collezione per sé di Sorcinelli, magari poi in un altro video spiegherò un po' questa collezione, appunto, fa parte di questa collezione che vuole evocare dei desideri innati o comunque dei desideri dell'essere umano, senza andare troppo in profondità. Queste qua. Io andrei direttamente a di cosa sa. Ecco perché non voglio parlare di note in questo video, perché questo è veramente un profumo perfetto a chi piace l'odore di umido, di umidità, di freddo, di cantina, se vogliamo anche di cripta, come vi pare. Non sento un sentore incensato, quindi non è forse troppo riconducibile a una cripta, perché comunque nelle cripte può fare freddo, può esserci quella sensazione di freddo, ma un filo di incenso io ce lo sento nelle cripte. Invece, per quanto riguarda Cruising Area, è questo freddo, questo umido, questo senso ammuffito che possiamo avvertire anche, appunto, come dicevo prima, quando camminiamo per le città, che incrociamo quelle cantine sotterranee attraverso la griglia e che ci viene quel freddo al naso che io adoro. L'idea spero di avervela fatta rendere. Vi dico anche che se potessi in qualche modo accostarlo ad un profumo, a un genere, per farvi. Vabbè, però, raga, dai, chi è che non è mai entrato in una cantina? Chi è che non ha mai sentito quell'odore di, appunto, di umidità, di freddo? Cioè, dove vivete? Potrebbe vagamente essere accostato al genere di Lalique Encre Noir, però in Encre Noir abbiamo un vetiver che è terrosissimo. Là c'è anche la nota di inchiostro, è molto più terroso, cioè quello è proprio terroso, mentre qui deterroso, sì, magari in vetiver sicuramente si sente, ma è un senso umido, è un senso di freddo, mentre Encre Noir io personalmente non lo riesco a portare, sono sincero. Non è un profumo adatto a me, questo invece sì, perché è freddo, è umido, vabbè, senza ripetere lo stesso concetto. Spero di avervi dato l'idea che trasmette Cruising Area della collezione per sé di Sorcinelli. Io ringrazio Sorcinelli, il team di Sorcinelli, per avermi fornito Cruising Area.
veramente fantastico. È uno dei migliori, o comunque è uno dei miei preferiti di Sorcinelli. Ovviamente, se voleste un profumo compliment getter, raga, no. Se volete un profumo sexy, seducente, raga, stiamo a parlare di arte olfattiva. Stiamo parlando di profumi specifici, particolari, per pochi, ed ha una durata incredibile, perché a parte che è roll-on, bastano veramente poche gocce di roll-on sulle parti dove vogliamo profumare, magari gli avambracci, magari il collo, vabbè, le solite parti che conosciamo, e ce lo portiamo, veramente assurdo. Stagionalità, se può dare una stagionalità a sto profumo, odori di freddo, di umido, io penso che è un 4 stagioni. Sicuramente in estate è rinfrescante, come lo definisco io, dà un senso di freddo, di fresco, cioè quella sensazione che vogliamo in estate. In inverno sì, dai, 4 stagioni, che tranquillamente. A livello di versatilità, ma certo, sicuramente non lo vedo in tuta, raga. Cioè, stiamo a parlare di profumi di un altro livello. Quindi, tuta, vabbè, potete fare quello che vi pare. Però, magari su un outfit scuro, blu, nero, grigio, un po' come se avesse Sorcinelli. Comunque, raga, spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora il team Sorcinelli per avermi fornito il profumo. Veramente apprezzatissimo. Se aveste curiosità, dubbi, qualsiasi domanda a proposito di questo profumo, un commentino qua sotto il video. Spero di avervi dato info, spero di avervi trasportato in contesti che a me trasporta Cruising Aria, e noi ci rivediamo al prossimo video. Io di solito il profumo lo spruzzo per chiudere il video, ma qua non si può spruzzare, quindi faccio così.